Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Tele Italia. Possiamo dire che il governo non ha perso tempo. Dopo la vigliaccata di aver votato in 149 per far processare un uomo, Matteo Salvini, che ha fatto il suo dovere rallentando lo sbarco di una nave per poterli ridistribuire in Europa, dopo questa, come si possiamo chiamarla, questa carognata che mette in luce come il politico tipico italiano agisca per un suo tornaconto personale più che motivi e motivazioni etiche, morali, al classico politico italiano quello che interessa è mantenere il suo status di potere e il suo stipendio a qualsiasi costo, costi quel che costi. Ma una persona innocente potrebbe finire in galera per il vostro voto? Non importa, queste persone. Matteo Salvini in Senato ha detto: ma il problema sarà spiegare ai miei figli perché il papà viene mandato a processo senza essere né un delinquente e solo per aver fatto il proprio lavoro. Questa frase non tocca minimamente il politico medio italiano. Il politico medio italiano passerebbe sopra qualsiasi cosa per prolungare il suo status e il suo stipendio, qualsiasi cosa. L'esempio più lampante di tutti sono i 5 Stelle e Matteo Renzi, Renziani. I 5 Stelle, avete visto che con la fine del secondo mandato, quando finirà questo governo, sono più o meno tutti politicamente disoccupati. E quindi attaccati alla sedia più che mai, prima i soldi, prima lo stipendio e poi tutto il resto. E con questo vedete che i renziani la stessa cosa. Capite che qui non parliamo di slogan prima gli italiani, qui parliamo dello slogan prima lo stipendio, prima lo stipendio. Quindi non hanno nessuna remora, questi politici a cercare di far fuori politicamente un avversario. Prima di tutto per il loro tornaconto personale, che poi è anche quello politico. Mettiamo fuori gioco Salvini come abbiamo fatto con Berlusconi e così la gente poi non voterà più la Lega come non ha votato più Forza Italia, perché la magistratura poi una certa parte li ha colpiti. E così il governo non perde tempo e subito intesa la morgese maggioranza sul nuovo testo del decreto legge sicurezza. Quindi avete capito bene che cosa ha fatto, cosa sta facendo il governo per evitare polemiche dei 5 Stelle, che poi rimangono solo delle polemiche. Per non cancellare i decreti sicurezza, loro li tengono in piedi, cioè rimane il nome decreto sicurezza, ma nella parte inerente all'immigrazione viene completamente rifatto. Viene rifatto con delle modifiche che vanno nel senso contrario all'idea di questo decreto, che era quello di cercare di fermare i flussi migratori clandestini, illegali. Quindi, nel nuovo decreto sicurezza, firmati dall'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, si attende intanto l'approvazione a settembre del Consiglio dei Ministri per poi una votazione. Quindi, trovata l'intesa alla quinta riunione sul nuovo testo che modifica di fatto i decreti sicurezza 1 e bis che erano stati firmati dall'allora capo del Viminale Matteo Salvini. Quindi l'ultima riunione tra il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e la maggioranza si conclude con delle novità. Cancellazione della multa milionaria alle navi, ritorna, voi direte, torna la vecchia multa di 10.000, cos'era? Credo che era da 10.000 a 50.000 euro. No. Mi viene da ridere perché adesso la multa da 1 milione, da 200, prima col decreto sicurezza era da 250 mila euro al milione di euro, secondo quello che decideva il prefetto, chi per esso. Adesso non si torna più a una multa tra 10.000 e 50.000, si va a una multa di 560 euro. Avete sentito bene? Una nave viola il divieto di ingresso nelle acque nazionali italiane, c'è una multa di 560 euro.
Incredibile ma vero, avete ascoltato bene, 560 euro. E poi l'allargamento con questo decreto, un nuovo allargamento della possibilità di accedere alla protezione umanitaria. Quindi questo decreto riformulato va nella direzione opposta perché allarga, aumenta la possibilità di chiedere protezione umanitaria. La revisione del sistema di accoglienza Siproimi, si chiama così, la possibilità per i richiedenti asilo di iscriversi all'anagrafe comunale. Quindi il testo verrà sottoposto all'attenzione delle autonomie locali, ma per l'approvazione in Consiglio dei Ministri se ne riparlerà a settembre. Quindi avete capito la furbata del PD? Non li cancelliamo, perché così i grillini rimangono con l'idea che il decreto sicurezza è stato modificato, non cancellato, e così anche al loro elettorato possono raccontargli la rava e la fava, la storia di Babbo Natale, di Cappuccetto Rosso. Non sono stati toccati i decreti sicurezza che anche i 5 Stelle hanno fatto credendoci, sono stati leggermente modificati, ma quelle leggermente modificati vuol dire aver tolto quei due deterrenti che erano importanti, la confisca della nave e la multa milionaria, cosa che c'è già negli altri paesi, in alcuni paesi europei, come ad esempio in Spagna, per la nave che viola quelle che sono le disposizioni governative, c'è l'arresto del comandante, la multa di 1 milione di euro al comandante, la confisca della nave. Le stesse identiche cose che c'erano in Italia, però con l'arresto, perché da noi l'arresto non c'è. Quindi negli altri paesi sono ancora più dure. È per quello che le navi ONG non ci pensano proprio ad avvicinarsi ai porti spagnoli per non finire in quella rete lì, come è successo per il caso Open Arms, che questa nave è rimasta 19 giorni a galleggiare davanti all'Italia e quando la Spagna a un certo punto diceva: "Bene, dai, venite, vi aspettiamo", non si sono mica mossi, hanno detto: "Bah, se volete venire a prendervi voi i clandestini, noi però rimaniamo qui". Avete capito perché non si muovevano? Perché in Spagna una ONG che fa questo, Taxi del Mare, viene confiscata, il comandante arrestato e la multa da 1 milione. E nessuno in Spagna fa titoli di giornale, passa nel silenzio, in quello che è giusto è fare a chi favorisce l'immigrazione clandestina, a chi va a prendere i clandestini davanti alla costa libica. Quindi in Spagna fanno così, esattamente così. Ma nel silenzio, cioè non c'è clamore di giornali, non ci sono magistrati che indagano i politici spagnoli per dare le multe o arrestare i comandanti e confiscare la nave. Da noi, però, è tutto un altro pianeta. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti ancora.